ce la faccio più. Non mi importa niente. Adesso mi butto a terra, anche se mi sparano, non mi importa. Su, su, coraggio. Si appoggia a me, si appoggia a me. Coraggio. E le donne? Le donne dove l'hanno portate? Ho sentito dire che le portavano al Viminale. E perché? E che ne so io? Che c'hai qualcuno? Sì, hanno preso mia moglie, mia madre e due figli. Eravamo tutti a casa. Beh, non ti preoccupa. Queste donne fanno niente. Silenzio qui! Scusi, scusi tanto. Perché ci trattengono ancora? Hanno i nostri documenti in mano. In tutto questo tempo avranno saputo che non c'entriamo affatto coi partigiani. Almeno io. Beh, tu sei tranquillo, eh? Ho la coscienza pulita. T'ho visto quando hai consegnato la tessera del partito. Bei camerati. Sono già 3 ore che ci tengono qui. Chissà come staranno mio padre e mia madre. A quest'ora avranno già telefonato a tutti gli ospedali. E poi magari non ci crederanno che ci hanno fermati i tedeschi. Diranno che ce lo siamo inventato. Magari. Ehi, voi! Dateci nome e telefono, avvertiamo noi le vostre famiglie. Persiani Anselmo, Moscatelli Benito, 33 46 49. Marcello Rossi, 73 60 10. Marcello Rossi, 73 60 10. Marcello Rossi, 73 60 10. Bloccate questa strada. Questa, questa, questa e questa. E qualsiasi altro accesso a questa zona. Per un raggio di 1 chilometro voglio il più assoluto deserto. Che voglio che sono papiol. Tutto in ordine, Schwarz? Sì, signore. Vi siete ricordato del cognac per i soldati dei plotoni di esecuzione? Certo. Bene. E allora non resta che aspettare i camion. Tutto pronto, signor colonnello. 4:30. Procedete, Schwarz. Benivel! Stiefel! Schicken Sie die Leute in Doppelreihe an die befohlene Stelle. No, Leute schicken. Ready? Reihe rechts! Ich glaub, halt! Hey!
Perché ho sempre campato ridendo e scherzando. Ma che ci potevo fare se ci avevo l'allegria in corpo? Mi piacerebbe morire allo stesso modo, come l'incosciente. Papà, ho paura. Oh, vieni vicino, Mario. Mi sento male, papà. Mario. No, Mario. Mario. Mario, scioglietemi. Sognatevi! Sognatevi! Gli italiani non dimenticheranno i caduti del 24 marzo, uccisi nel buio delle fosse ardeatine, i 320 martiri furono le vittime di un ingiustificabile atto di rappresaglia e di terrorismo. Il loro commosso ricordo si unisce a quello delle tante e tante vittime del Moloch tedesco. Fosse ardeatine, Mauthausen, Majdanek, Buchenwald. In Italia, in Europa, ovunque, ogni città, ogni paese ha avuto i suoi campi della morte, sanguinose tappe per la riconquista della libertà. L'unità clandestina riporta il comunicato di guerra partigiana sull'azione di Via Rasella. Di pieno giorno a Roma. Un comune carretto da immondizie è carico di esplosivo ad alto potenziale. Un picchetto di GAP è appostato nella strada silenziosa. Ed ecco, arrivano, cantando una canzone da manigoldi, le SS tedesche, i carnefici, i torturatori. Si sono gettati i carponi per terra, ed eccole a terra 30 SS per non sollevarsi mai più. E per la strada segnata dalle schegge dei colpi dei GAP, infuria ora la reazione tedesca contro la popolazione inerme.
ignominia del comunicato Stefani sulla stampa fascista. La casa di Via Tasso, centro poliziesco di torture, e la prigione di Regina Celi con la funebre corsia del sesto braccio. Risuona l'appello tedesco. La bestiale vendetta vuota le celle. Mazzini Enrico. Per Norma Ferdando. Ponzi Edmondo. Rospetter. Un poliziotto ha fatto un macabro doppio gioco, cancellando e sostituendo dalla lista degli ostaggi condannati i nomi di 10 ebrei. Questo non potrà far dimenticare lo sterminio di milioni di ebrei nei campi della morte tedeschi. Fosse Ardeatine. Il processo Caruso al Palazzo di Giustizia. I parenti delle vittime sono convocati. Il popolo vuole giustizia. Ma la giustizia fu lenta e in molti casi la connivenza dei Corrie entrò in campo fino al punto di assicurare la fuga di alcuni uomini in attesa di processo, come nel caso del generale Roatto. Ricade su queste demoralizzanti connivenze e questi tentativi reazionari di sabotare l'opera della giustizia la responsabilità dell'esplosione popolare a cui si dovette il doloroso episodio di Carretta, fascista ed ex direttore del carcere di Regina Celi, su cui si abbatté la vendetta della folla. Visti e indicati gli articoli 5 e 7, legge 27 luglio 44, numero 159, 488, codice penale, dichiara Caruso Pietro Fuposito e Occhetto Roberto Frumberto colpevoli del reato roba scritto, con attenuanti generiche nei confronti del solo e in conseguenza condanna Caruso Pietro alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena, Occhetto Roberto ad anni 30 di reclusione e dalle spese del procedimento. Ordina la pubblicazione della sentenza per estratto in tutti i giornali quotidiani della capitale. L'udienza è tolta. Caruso scende dal carrozzone. Federico Scarpato, ecco Scarpato, il delatore che tante vittime fece nella sua sinistra carriera. Pietro Koch. Torturatore della tristemente famosa pensione Oltremare e da pensione Iaccarino, macabre succursali di Via Tasso a Roma, che continuò poi le sue orribili gesta a Milano.